Magazzini in fiamme, un nuovo centro commerciale distrutto da un incendio a Corsico nel Milanese, non si esclude la pista dolosa. Guerriglia ultra, un pomeriggio di violenza, ieri a Bergamo scontri fra teppisti e polizia, prima, durante e dopo la partita Atalanta-Brescia. Venduta per 8 milioni, arrestati 5 bulgari che avevano costretto una giovanissima connazionale a prostituirsi. Ressa e trasparenza, le sfilate di moda di Milano, grande folla di compratori invitati, mentre in passerella dominano le trasparenze. E buon pomeriggio da Milano, la cronaca è in apertura, grandi magazzini in fiamme a Corsico nell'Interland milanese, i danni sono ingentissimi, sulle cause per ora soltanto molte domande. Un centro commerciale completamente distrutto dalle fiamme, due persone ferite. È il bilancio dell'incendio che questa notte ha devastato i grandi magazzini Expert e Cyberstore a Corsico, alle porte di Milano. Le fiamme sono divampate intorno alle 21, si sono propagate rapidamente a tutto l'edificio che comprende anche un'esposizione di tappeti orientali. I vigili del fuoco hanno impiegato tutta la notte per spegnere l'incendio. Per precauzione è stato bloccato il traffico sulla statale Nuova Vigevanese e sul cavalcavia di Corsico. Nell'incendio è rimasto ferito uno dei responsabili della Expert, che si trovava all'interno dell'edificio. Ha riportato ustioni alle braccia. Ferito leggermente anche un vigile del fuoco, colpito a una spalla dal crollo di una lamiera. Si ignorano le cause dell'incendio, ma non è esclusa l'ipotesi del dolo. Sembra che le fiamme siano partite dal piano terra, sul lato occupato dagli elettrodomestici. Si sono propagate rapidamente ai tappeti per poi raggiungere i computer nel settore inaugurato recentemente. I danni sono ingenti, oltre all'edificio sono andati in fumo materiali per diversi miliardi di lire. I dipendenti del centro commerciale sono in tutto una cinquantina. Il centro era dotato di un sistema antincendio che però non è servito a bloccare le fiamme. Sulla vicenda la magistratura ha aperto un'inchiesta affidata al sostituto procuratore Proietto. Mi scusi, abbiamo sentito dalla nostra redazione che c'era uno dei suoi colleghi che è stato ferito dalla caduta di una trave. Può darci notizie come sta il suo collega? Sì, beh, ecco, ha una prognosi di circa 5-6 giorni, comunque non è una cosa grave, sono inconvenienti che succedono nel nostro mestiere. Certo, l'incendio comunque a questo punto è stato totalmente domato, non ci sono più focolai in nessuna parte dell'edificio, è giusto? Guardi, noi abbiamo avuto ragione, diciamo, del grosso delle fiamme all'incirca verso le 3:30-4 di questa mattina. Attualmente poi da lì, come in tutti gli incendi, hanno inizio le operazioni di minuto spegnimento e di smassamento. Sì. Io poi sono... Mi scusi, noi non siamo degli addetti ai lavori, cosa vuol dire smassamento? Ma sostanzialmente a fine incendio ci sono delle operazioni che consistono nello smassare, proprio nel trasportare, nello spostare i materiali che sono coinvolti per poter far sì che si arrivi in tutti i punti con l'acqua. Ecco, questo è quello che noi definiamo il minuto spegnimento o comunque lo smassamento del materiale combusto. Attualmente, questa mattina c'erano ancora dei piccoli focolai abbastanza localizzati, ma in una situazione del genere è abbastanza estesa, anche perché non siamo potuti entrare effettivamente e raggiungere l'incendio da vicino. Ecco, mentre lei sta parlando, dottor Corti, noi stiamo vedendo le immagini realizzate dalla nostra troupe esterna e sembra totalmente distrutto questo magazzino, cioè i danni saranno stati ingenti. Ma guardi, io stesso questa mattina, all'alba di questa mattina, ho dato inagibilità a tutto il capannone. Certo. C'è da dire che strutturalmente l'edificio è un tipo di edificio in cemento armato, intelaiato, quindi le strutture portanti hanno sopportato abbastanza bene l'incendio. Certo. Le strutture interne, tavolati e per quello che riguarda i solai, ovviamente essendo in laterizio, in alcuni punti hanno collassato, quindi sono caduti. È da intendere che l'edificio sia totalmente inagibile, sino chiaramente a una verifica accurata dalla quale poi si stabiliranno quali saranno gli interventi da fare. Grazie dottor Corti, io la ringrazio per questo collegamento, le auguro una buona giornata, immagino che dopo la nottata che ha passato ne avrà bisogno. Penso proprio di sì. Grazie a lei dottor Corti, buona giornata. Dalla cronaca quello che avete sentito era Claudio Corti dei Vigili Fuoco di Milano che ci stava dando gli ultimi aggiornamenti sull'incendio capitato che è divampato ieri sera alle 21 a Corsico, ha riguardato un magazzino di elettrodomestici, avete anche visto le immagini realizzate dalle nostre truppe. Vi dicevo, dalla cronaca di nuovo alla politica, abbiamo sentito che c'è stata questa mattina